Gioco di Sirena. Non è semplicemente arredare la tua casa, è qualcosa di più. Non è solo dare forma alle tue idee e progettare i tuoi spazi, è qualcosa di più. E questo non è semplicemente uno spot. Ritorto Mobili è qualcosa di più. Oggi, più che mai, puoi dare valore alla tua casa. Ritorto Mobili effettua sconti fino al 50% sulle migliori marche presenti in esposizione, come Del Tongo, Stilema, Cantiero, Macchi, Giusti Portos. E allora, cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, via Maratà a Gioiosa Ionica. Aperti anche la domenica fino alle ore 13. Telefono 0964 41 33 46. www.ritortomobili.it. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonthen Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Luke, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in Piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti. Ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Puntualissimi e ben ritrovati a tutti alla rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta. Oggi è giovedì 29 dicembre, vi confermiamo la presenza di Oliverio domani a Riace per essere vicino a Mimmo Lucano e per questa riunione del Consiglio Comunale. Intanto in questi giorni ci sono state le dimissioni del primo cittadino. Ci occuperemo di questo e di tantissimo altro perché sono tante le notizie che oggi dominano in prima pagina sui quotidiani calabresi, che andiamo subito a dare un'occhiata per vedere quali sono i titoli di apertura. Iniziamo come al solito con il quotidiano del Sud, eccolo il titolo che apre la prima pagina: Reggio, mafiosi e massoni, un solo processo. Accorpate tutte le inchieste degli ultimi anni, conclusione delle indagini imminente. Imprenditori, politici, eminenze grigie dei clan, 60 persone sotto accusa, ricostruita la rete dei rapporti tra logge e 'ndrine sul territorio. Proseguiamo, Isola Capo Rizzuto, siamo alla fotonotizia, il paradosso: pala eolica battuta dal vento, alta oltre 60 metri e crollata senza provocare fortunatamente danni. Vedete la pala battuta dal vento a Isola Capo Rizzuto nel crotonese. Tortora, legano petardi al gatto e lo fanno esplodere, assurdo episodio di violenza in piazza. Sul web centinaia di messaggi indignati. E ancora a Cropani, infiltrazioni mafiose, il verdetto affidato alla commissione d'accesso dopo l'inchiesta e gli arresta. Cessaniti, piccolo centro del Vibonese, esplode bomba carta, palazzo comunale preso ancora di mira dopo la targa antimafia. Andiamo subito al taglio basso, Regione Calabria, piano casa, cosa fare per gli incentivi? Prorogate le norme fino al dicembre del 2018 per rimodernare il patrimonio edilizio. Dalle misure antisisma ai criteri ecosostenibili, tutte le opportunità da cogliere. E ancora Rosarno, interdittiva antimafia per l'azienda della raccolta differenziata. E poi intimidazioni, lo dicevamo qualche istante fa, Oliverio Ariasce domani per sostenere il sindaco Mimmo Lucano. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Proseguiamo questo nostro rapido sommario su quelle che sono le notizie di prima pagina. Andiamo a dare un'occhiata subito a Gazzetta, che riserva questa apertura. Ecco, la Leonia arriva l'accordo. Entro il 30 giugno si dovrà procedere al pagamento di 4,3 milioni di euro. Il comune chiude con una transazione la vicenda giudiziaria con l'ex partecipata. Andiamo al taglio alto, titolo sottotestata: Reggio, mai un contatto tra prete e boss. Pubblicate le motivazioni della soluzione di Donnuccio Cannizzaro. Questa è la notizia che domina per quanto riguarda la giudiziaria. E oggi è il giorno delle derby Messina-Regina. Vedete, c'è il derby tra Messina e Regina. Qui il tecnico Karel Zeman, che in queste ultime ore ha dato la carica ai suoi in vista di quello che è l'ultimo incontro di questo 2016, che la Regina vuole naturalmente cercare di vincere, di portare in riva allo stretto un risultato positivo. La scelta, andiamo alla fotonotizia: strategie condivise nello stretto tra Scilla e Caridi. Vedete l'area dello stretto strategica per lo sviluppo dell'intero mezzogiorno. Comitato tecnico nella conferenza permanente. E ancora di spalla gli occhielli di Reggio e provincia, iniziando da Taurianova, respinta la sfiducia al presidente del Consiglio. Tutto questo durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale del 2016. Cittanova, celebrazioni dei 400 anni, rinunciano le associazioni. Ancora Gioia Tauro, Italia Unita, nuovo partito a sostegno del sindaco Pedà, ormai dell'ex sindaco Pedà, ricordiamo, sfiduciato da qualche settimana. A San Lorenzo, a distanza di 23 anni, torna l'incubo del dissesto. Locride, Carabinieri, un 2016 vissuto in prima linea. Era l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Abbiamo completato questo rapidissimo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina. Adesso la nostra attenzione, la vostra, è concentrata sulle pagine regionali, quelle relative al quotidiano di primo piano, poi pagine Calabria e poi i temi subito del nostro comprensorio. Oggi tutti interessanti. Andiamo a dare un'occhiata subito alle notizie che riguardano la politica. Il nuovo governo Gentiloni in carica da qualche settimana, confermati tutti i sottosegretari. Vedete la pagina numero 5. Oggi le
nomine che completano l'esecutivo. Zanetti rinuncia alla nomina a vice ministro. Tutti guardano alle elezioni. Oggi l'annuncio di Gentiloni, stasera il giuramento. Verdiniani fuori dai giochi. Poi il caso Berlusconi a gamba tesa su Verdini, fa capire che il governo può contare su Forza Italia. Esplode intanto l'ira di Ala Gasparri, per voi porte chiuse. E poi legge elettorale, andiamo al taglio basso, un ampio servizio con tanto di foto di Renato Brunetta, eccole. Poi ancora Maurizio Lupi: Brunetta basta, diktat, dice, da parte del Partito Democratico. Il Mattarellum piace solo al PD, azzurri per il no a destra, prove di dialogo fra ex alleati. I temi calabresi adesso subito con la lotta al crimine, una pagina interessante, la numero 6, l'articolo a firma di Antonio Anastasi. Masso mafia verso maxi processo, sotto accusa ci sono una sessantina di persone, politici, imprenditori e eminenze grigie dei clan. Nel sottotitolo si legge: accorpate varie inchieste antimafia, imminente mega avviso di conclusioni delle indagini. E poi la ricostruzione, al vertice la cupola degli invisibili capeggiata da due avvocati, Paolo Romeo e Giorgio De Stefano in questa foto. Notifiche forse nei prossimi giorni del prossimo anno, il ruolo del consigliori dei consiglieri dei De Stefano e del massone Romeo. Andiamo ad occuparci di politica adesso. Il Partito Democratico appeso alle nomine, si allontana sempre di più il rimpasto alla regione, mentre Bevacqua suona la carica per la sua corrente zona Dem. Oggi Gentiloni nominerà i sottosegretari, ma è difficile che ci saranno nuovi ingressi. Vedete qui l'aula del Consiglio regionale della Calabria. E poi l'approfondimento, tutti gli incentivi del piano casa, ancora per la politica regionale, premialità di volumetria per sicurezza ed ecosostenibilità. Andiamo avanti, Unione Europea, nuovi fondi per la forestazione, pubblicato il bando del PSR 2014-2020 da 1 milione di euro, incentivi sia sugli aspetti produttivi che per quelli ambientali. Lasciamo la pagina 7 e noi proseguiamo ancora con i temi calabresi, le pagine Calabria che anticipano tra poco i temi della Locride. Cropani si insedia alla commissione di accesso, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Subito dentro la news, la decisione dopo l'indagine Borderland contro il clan dei Trapasso. Al vaglio le possibili infiltrazioni dell'Andrangheta nell'azione amministrativa. Vedete in questa foto il sindaco Colossimo al comune, seguito dal viceprefetto e dal paduano. E ancora a Cropano, un'occupazione militare del comprensorio messa in atto dalla Cosca, la fitta rete dei poteri sul territorio. Rosarno, andiamo direttamente ad occuparci di Piana, raccolta differenziata nella Piana, provvedimento interdittivo antimafia per la Camassa Ambiente Spa, esteso anche ai comuni dove la società opera. E poi intimidazioni, Oliverio sostiene Lucano, lo dicevamo, la presenza del governatore calabrese domani a Riace, la solidarietà di Recosol e Peppino Lavorato. Il governatore domani a Riace per il consiglio straordinario, capiremo meglio se Mimmo Lucano confermerà le dimissioni. E noi andiamo avanti. Cosenza, ospedale, basta con gli inutili allarmismi, il direttore generale Gentile sulla morte del vigile del fuoco di Vibbo. Si è parlato di un presunto caso di mala sanità, tutto ancora da vagliare. Isola Capo Rizzuto, pala eolica crollata per il vento, anticipavamo questa notizia tra le più importanti di prima pagina. Posta la questione sicurezza per gli impianti installati, si trovava nel parco Pitagora a Ritane, al confine con il comune di Cutro. Vedete la pala eolica caduta a Isola Capo Rizzuto. E poi Cutro, sindaco di Reggio Emilia Vecchi è stato ammesso tra le parti civili in Emilia nel processo di Bologna. Vedete in questa foto il primo cittadino, Luca Vecchi. E poi Filandari, inspiegabile ed assurdo gesto di violenza, il vescovo Luigi Renzo sull'intimidazione Don Arena. Andiamo avanti. Tortora, gatto fatto esplodere in piazza, brutto episodio senza dubbio quello accaduto nel centro di Tortora, la condanna immediata dell'amministrazione e dell'avvocato Frugiuele. Riempito di petardi è stato trovato da un volontario della protezione civile, ai confini dunque fra la Calabria e la Basilicata, a pochi chilometri da San Gineto, si consuma una nuova tragedia a danno di un povero animale, questa volta si tratta di un gatto fatto esplodere in piazza. Vedete una veduta del centro di Tortora.
Tortora e poi tifoserie appiccato fuoco al gruppo anni 80 ultra storici del Cosenza. Vedete l'altro incendio con tanto di foto. A Cessaniti, piccolo centro del Vibonese, ci occupiamo di cronaca. Adesso petardo artigianale fatto scoppiare davanti al palazzo municipale. Pochi giorni fa la distruzione della targa anti-ndrangheta e andiamo direttamente al taglio basso. Vi segnaliamo questo servizio. Placanica, in Calabria si vuole la mia morte, mi chiamano assassino, ma la mia coscienza è pulita, dice l'ex carabiniere calabrese responsabile dell'omicidio Giuliani. Lasciamo anche la pagina 13, ci occupiamo adesso di consorzi di bonifica. Le altre notizie del giorno, la preoccupazione dei sindacati, si denuncia la situazione di grave disagio finanziario, si chiede un tavolo con Regione Calabria e Urbi, ambi, per scongiurare i licenziamenti collettivi. Vedete i lavoratori del consorzio di bonifica all'opera in questa foto. E ancora consorzio di bonifica, un altro approfondimento, strumenti fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, lo dice Mauro Dacri, hanno un ruolo strategico, dice Dacri. Gioia Tauro, nomina del presidente del sistema portuale, nuova grana per il governatore calabrese Oliverio, il nome nuovo sarebbe quello di Alberto Rossi, era l'ultima notizia di pagina 14. Possiamo tranquillamente lasciare le notizie che riguardavano le pagine Calabria direttamente alle notizie che riguardano la Greccanica, poi il punto sulle notizie della Locride. Iniziamo con San Lorenzo, tributi revocati ma niente rimborsi, è il titolo di apertura. A Bova invece la pubblica illuminazione si fa strada da Capo San Giovanni a San Pasquale, l'opera realizzata lungo il tracciato dell'ex statale 106. A Motta San Giovanni Palazzo Spinelli perde pezzi invece, giù Calcinacci, transito vietato. A Bova Silvia Legato in punta di piede da applauso al Teatro Vascello, la giovane danzatrice a Roma. E ancora San Lorenzo di spalla quest'altra notizia, evento musicale per la pace. Proseguiamo con i temi che riguardano adesso il comprensorio, ci occupiamo subito di Locride, Caologna, ieri seduta del Consiglio Comunale, l'ultima per questo 2016, ricordiamo che Caologna si prepara per il voto amministrativo di primavera, intanto il Consiglio Comunale fa quattrato attorno all'assessore intimidito, siamo tutti con Sor Giovanni, si legge nel virgolettato. Il sindaco Riccio, vile gesto, dice, contro il paese, ma in aula i banchi del pubblico restano vuoti, nessuno riuscirà a cambiarci, ha ribadito il primo cittadino. E poi ancora, durante la seduta encomio alla guardia costiera, tre militari misero in salvo una famiglia sotto il nubifragio. Vedete il sindaco Giovanni Riccio premia Antonio Lazzaro. E ancora Locri, confine 2 dandi satellite, la criminalità ha il fiato sul collo, tradizionale bilancio di fine anno per il gruppo Carabinieri. Tutti i numeri di un lavoro costante durante questo 2016 con diverse operazioni da parte dell'Arma dei Carabinieri. Si è fatto un po' un bilancio di quello che è stato questo anno ormai che si va concludendosi. Piana, Toscano apre la strada al Peda Bis, dunque anche Gioia Tauro si prepara al voto di primavera dopo la sfiducia al sindaco Peda, presentata la fase 2 del New Deal sotto il nome di Italia Unita, progetto guidato dal Movimento Insieme per Gioia e dal Comitato Gioia Libera. Vedete l'intervento di Francesco Toscano a Palazzo Baldari. E ancora Taurianova, Siclari tiene botta, non passa la mozione di revoca del presidente Bagarre, comunque nella seduta del Consiglio Comunale. A Cinque Frondi, orchestra di fiate, arriva Salza, la tromba del cinema italiano. Taglio basso con un'altra città importante della Piana, ovvero Cittanova. Brusco stop per il progetto sulle celebrazioni dei 400 anni, bocciata la proposta di revocare l'ATS. Poi Cittanova, oggi il premio Alberto Cavaliere, era l'ultima notizia della Piana, lo dicevamo, oggi è una giornata importante, si gioca il derby Messina-Regina, vediamo le ultimissime e soprattutto le formazioni che scenderanno in campo, va in campo anche il Catanzaro. Regina, voglio la partita perfetta, afferma Karel Zeman in conferenza stampa. Nel pomeriggio dunque alle 14.30 il derby di Messina, Zeman i carichi suoi, non possiamo sbagliare, dal primo minuto il tridente, Tripicchio, Coralli, Porcino. A centrocampo botta con De Francesco e Bangù. Catanzaro, fai un ultimo sforzo, anche il Catanzaro in campo oggi, le Aquile cercheranno di fare la partita e ottenere i tre punti, gara difficile comunque con il Francavilla, qui appare il tecnico giallorosso Nunzio Zavettieri, Giovinco dal primo minuto insieme a Cunzi, sono queste le ultimissime. E poi Serie D, ecco il sersale di Condemi, dunque con il nuovo tecnico presentati Puntoriere e Paviglianiti. E poi ancora mercato, eccellenza, Corigliano, due rinforzi ingaggiati, Antonaci e Cava.
Nel campionato di promozione Girone B si recupera invece Soriana Aurora dopo il taglio dei pali della Porta, era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Si completa anche la nostra prima parte della rassegna stampa, che ricordiamo è la nostra prima pagina di informazione che stabilmente ogni mattina vi offre Telemia con quelli che sono i fatti della giornata. Andiamo sul nostro portale, anche qui andiamo a verificare quali sono le ultimissime per quanto riguarda le notizie del giorno. Lo abbiamo detto, intimidazione a Riacioli. Verio domani sarà a Riace per partecipare al Consiglio Comunale, poi per la musica Fiorella Mannoia, una delle big della canzone italiana, in concerto al Pala Milone di Crotone il 28 aprile, dunque una data importante, una data di combattente, il tour, si chiama il nuovo tour della Mannoia. A Locri, nella casa circondariale di Locri, esibizione invece del gruppo teatrale Ridiamoci Sopra e la presenza di nonna Cata, tutto questo domani. Per la cultura, Catanzaro mostra dei presepi realizzati dai detenuti e ancora i vincitori di Una Voce per lo Ionio alla finale nazionale dei grandi festival italiani. E poi il 60 News di ieri sera con la presenza dell'avvocato Bombardieri, condotto dal nostro editore Giuseppe Mazzaferro, e ancora il nostro TG di ieri. Roccella inizia il Jazz Christmas, il video dell'iniziativa. E per quanto riguarda le altre notizie, Guardia Costiera di Roccella Ionica salva una famiglia, comune di Caolo conferisce encomio solenne, lo dicevamo già attraverso i quotidiani, notizie che è rimbalzata poi subito anche sul nostro portale. Lasciamo il nostro sito che terremo d'occhio da qui alla fine per qualche aggiornamento dell'ultima ora. La seconda parte è tutta dedicata a Gazzetta del Sud, ci soffermiamo subito su quelle che sono le notizie Calabria. Vediamo l'apertura: Partito Democratico, Mimmo Bevacqua prova a dare la sveglia, vedete il titolo. Il consigliere regionale mobilita zona Dem e invita tutti a una serena riflessione, le beghe personali hanno spesso bloccato il partito. Nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi significa decretare il declino del Partito Democratico. Vedete dirigenti PD in questa foto: Stefania Covello, responsabile nazionale per il Mezzogiorno, e il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, dunque provano a dare un attimino la sveglia. Intanto bonifiche, il rilancio dei consorzi nell'agenda del governo regionale, allevatori penalizzati. Per gli altri temi della giornata a fianco, i servizi veterinari vanno a rilento, danni per 10 milioni di euro. Molinaro afferma niente vaccino per gli allevatori ed esportazioni bloccate. Vi è l'impossibilità, dice, di trasferire animali vivi fuori dai confini della regione. In questa foto appare Pietro Molinaro, ricordiamo, guida la Coldiretti regionali. Oggi funerale a San Ferdinando, si è spento il papà di Alfonso Naso. E ancora centri per l'impiego, convenzione prorogata. Siamo al taglio basso, il 31 dicembre era in scadenza, l'esecutivo regionale ha provveduto per il 2017. Diverse le pratiche licenziate ieri dalla giunta guidata dal governatore calabrese Mario Oliverio. Vedete, il governatore ha presieduto ieri nella sede della cittadella la riunione della giunta. Andiamo a dare un'occhiata ancora agli altri fatti della giornata, ci fermiamo a pagina 20 e vi segnaliamo questo servizio che arriva da Vibo: testimoni di Geova perseguitati in Russia, considerati estremisti. La discriminazione denunciata dalla comunità di Fratelli Calabresi, rischio proscrizione per i fedeli e libertà di religione negata, il 16 gennaio si esprimerà il merito il tribunale di Mosca. Esplode una bomba carta all'ingresso del municipio, è successo a Cessaniti. A Cessaniti un'altra azione di difficile interpretazione in questi ultimi giorni, a poche ore di distanza dalle martellate alla targa contro l'Andrangheta, in frantumi questa volta il vetro dell'ufficio anagrafe e danni anche alle porte inferiori del portone in legno. Vedete i danni al portone del municipio, subito avviati gli interventi di ripristino. Conferenza interregionale, istituito il comitato tecnico coordinamento politiche dell'area dello stretto. Del nuovo organismo fanno parte 5 eminenti personalità. Battaglia del Partito Democratico, si è realizzato, dice, un passaggio necessario e fondamentale. Ecco il presidente Domenico Battaglia. Marziale esalta invece la cultura dell'infanzia. Ecco Antonio Marziale in questo fotino, è il garante, ricordiamo, regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ribadito il fermo no alla soppressione dei tribunali per minorenni. Il garante sarà sentito dalla Commissione Giustizia del Senato. Gli altri fatti, ci spostiamo a pagina 21, vi segnaliamo questo servizio da Cosenza: l'Andrangheta in agricoltura comanda sui nuovi schiavi. Africane disperate dell'est europeo
sfruttati nei campi per pochi quattrini. Nella Sibaritide lavorano braccianti invisibili dalla pelle nera arrivati con gli ultimi sbarchi. Percepiscono una paga minima che spesso non basta nemmeno per l'alloggio. E ancora, difende ragazza, scoppia la lite e lo accoltellano. Una ventenne ferita a Cosenza, a Cetraro, l'aggressione di notte all'uscita di un noto locale della Movida. Il giovane è stato trasferito intanto nell'ospedale di Cosenza, dove è ricoverato. Nelle donazioni la Calabria arranca, taglio basso per quest'altro servizio importante in 5 punti, l'auspicato maggiore impegno del Dipartimento regionale. L'ANED auspica che le istituzioni facciano di più e meglio per incentivarle. Vedete, Pasquale Scaramozzino è il presidente dell'ANED, Associazione Emodializzati della Calabria, era l'ultima notizia. Per quanto riguardava le pagine Calabria, andiamo ad occuparci adesso degli altri temi per quanto riguarda Gazzetta del Sud, per come facciamo ogni mattina, grande spazio ai temi che riguardano prima la Tirrenica, chiuderemo tra poco con la Ionica e il comprensorio. Movimenti e comitati per il PEDA bis, vedete, grandi movimenti politici, ricordiamo la sfiducia del sindaco PEDA qualche giorno fa. Insieme per Gioia e i promotori della raccolta firme tra i protagonisti dell'iniziativa, Gioia Tauro ha presentato il nuovo partito Italia Unita. Vedete qui un momento della presentazione. Domenico Pirrotto è stato nominato presidente fino al congresso fondativo del 25 marzo. A Rosarno invece meeting a Vienna per il progetto Erasmus ma End EU. E ancora Lauriana Di Borrello per la giudiziaria, operazione Lex ai domiciliari, l'ex assessore Vincenzo Lainà. In libertà Tiziana Pettè, moglie di Marco Ferentino, considerato il reggente. Vedete, Vincenzo Lainà, ex assessore di Lauriana Di Borrello. Giffone, quando gli animalisti sono uccel di bosco. Vedete? Qui Felice Valente mostra l'esemplare di specie protetta. E ancora Galatro, altro centro pianigiano, recitale di brani di Seminara. Maropati oggi pomeriggio nella sala consigliare, l'attrice Annalisa Insardà, che appare in questo fotino, interpreterà alcune pagine dello scrittore. Ci occupiamo adesso delle altre notizie, sempre per quanto riguarda la Tirrenica, 5 frondi, gli 8 anni dell'orchestra di Fiati. Vedete la notizia. Oggi alle 18 alla Chiesa del Carmine di Cinque Frondi, ospite di grande livello al concerto diretto dal maestro Cettina Nicolosi. E ancora a Cicanova, celebrazioni per i 400 anni ATS sabotata dalle polemiche. Consiglio comunale a Cicanova, le due associazioni e il professor Adornato hanno comunicato la rinuncia. La richiesta di revoca presentata dall'opposizione consigliare era stata comunque respinta. E ancora la gestione del campo di rugby a una società di calcio giovanile. Ci spostiamo a Palmi, vedete, campo di rugby di Contrada San Giorgio, secondo il Partito Democratico verrà affidato a una squadra di calcio per bambini anziché al rugby di Palmi. Andrebbero anche perduti i 160.000 euro finanziati dalla federazione per la ristrutturazione. Polisten, arriva da Cosenza il nuovo revisore dei conti, la nomina ratificata dall'Aula, istituito in Piazza della Repubblica il parcheggio rosa per le donne incinte. Vedete, Piazza della Repubblica, il parcheggio rosa riservato alle donne incinte. Queste le novità che arrivano da Polisten. E ancora nella città pianigiana, sempre di Polisten, un calendario artistico con i diversamente abili è stato presentato dall'associazione Coloriamo l'Arcobaleno. Vedete, uno scatto del calendario 2017. Era l'ultima notizia per quanto riguardava la pagina 32 e soprattutto le notizie della Piana. Ci andiamo ad occupare subito adesso di Ionica, così ci soffermeremo sui temi che ci interessano molto da vicino. Melito, il nuovo anno porterà l'avvio della raccolta differenziata. Arrivano novità importanti dalla città di Melito Porto Salvo. L'approdo al nuovo sistema consentirà al contempo di contenere anche i costi. San Lorenzo, dichiarato il dissesto, l'incubo ritorna dopo 23 anni. Il sindaco di San Lorenzo Russo afferma: una scelta obbligata, nessuno spazio di manovra. Andiamo avanti, Carabinieri, un anno in prima linea, il bilancio dell'Arma dei Carabinieri di questo 2016, il gruppo dell'Arma ha tracciato il bilancio del 2016 che sta per andare in soffitta. L'intero territorio è passato a setaccio con oltre 20.000 servizi di controllo, gli arresti sono stati 309, dei quali ben 205 effettuati in flagranza. Vedete il 2016 dell'Arma, qui Suriano, Di Mauro, Toscani, Scotto e Carlo Di Carlo.
Carlo e Soriano durante l'incontro di ieri per tracciare questo bilancio del 2016 che sta ormai per andare in soffitta. E ancora Pompieropoli, l'iniziativa che fa tappa a Gerace, bambini spettatori e protagonisti. Il comune ha donato un albero di ulivo per ogni nato nell'anno. Bella l'iniziativa messa in campo a Gerace con la presenza di tanti bambini. La pagina conclusiva, il grazie di Caologna alla Guardia Costiera. Dunque se ne occupa anche Gazzetta del Sud con l'ampio servizio di Armando Scuteri. Qui l'omaggio e la lettura delle motivazioni del riconoscimento ai 3 militari da parte del sindaco Pergamena del Consiglio, a 3 militari che hanno soccorso una famiglia durante il maltempo. Piena solidarietà durante la seduta del civico consesso all'assessore alla sanità Maurizio Sorgiovanni, vittima di un'intimidazione qualche giorno fa. La presenza di Oliverio domani a Riace, eccolo insieme a Lucano in una recente foto. Oliverio a Riace al fianco di Lucano, parla il governatore della Calabria e un sindaco che ha fatto della sua città, dice, un simbolo di accoglienza e solidarietà, e va sostenuto, ha affermato Oliverio. Elezioni e già tempo di grandi manovre, ricordiamo che anche Bivongi si prepara al voto di primavera, anche qui tante manovre, tanti nomi, e vedremo poi lo scenario tra qualche settimana alle urne, dunque in primavera nella città dello Stilaro, tra le più importanti. Probabilmente saranno 3 le liste che si sfideranno, anticipa già le grandi manovre Ugo Franco in questo ampio servizio. L'attuale sindaco Felice Valenti potrebbe decidere di non tornarsi a candidare. E ancora di Sesto Finanziario, Fuda, eccolo il sindaco di Siderno, spiega come lasciarsi il peggio alle spalle. Altri argomenti in agenda: stato dell'arte, dei cantieri e isola ecologica. Siderno, un artistico presepe nella chiesa di San Carlo Borromeo, veramente suggestivo il presepe allestito e molto apprezzato nella chiesa di San Carlo Borromeo di Siderno Superiore. Poi ancora Roccella, una serata tra cinema di animazione jazz, il Natale in musica di Roccella. Saranno impegnati il musicologo Nicola Placanica e il trio Porcino Megale Mangano. Era l'ultimo. Ultima notizia, bel tempo sulla Sicilia ma le temperature calano, dunque temperature che potrebbero andare sotto lo zero nella giornata di oggi, e le previsioni dicono anche neve nelle quote basse. Imbiancato intanto il Pollino in queste ultime ore, un'abbondante nevicata durante la notte nel Cosentino e anche nelle punte più alte dell'Aspromonte. Andiamo a dare un'occhiata allo sport, lo dicevamo in campo, le calabresi di Lega Pro, il Catanzaro vuole congedarsi con un successo casalingo, identica cosa per la Regina nel derby dello Stretto a Messina. La Regina cerca conferme dunque nel derby, questa sfida che inizierà alle 14.30 a Messina senza tifosi al seguito. Zeman, dovremo essere aggressivi, dice il tecnico, si aspetta una prova di grande personalità. 2 gli ex della partita, Cane e Nardini. Era l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta, la nostra rassegna stampa si completa e qui con me ci ritroveremo sabato per gli auguri del fine anno e soprattutto con il messaggio augurale anche del nostro editore Giuseppe Mazzaferro, che si collegherà in diretta con la nostra rassegna stampa. Tracceremo anche qui un bilancio di quello che è stato il 2016 per la nostra emittente, tutto questo sabato nella rassegna stampa di fine anno. Grazie per averci seguiti ed aver ospitati la nostra rassegna stampa di oggi. Vi rinviamo alle 13.30 per il nostro TG News con tutti i servizi e le notizie della giornata. Buona continuazione a tutti voi.
Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet preferito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Cantina Enopolis Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Kaulon. La costante applicazione. Nasce il vino Enopolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.